Grazie professore per questa presentazione, ringrazio e colgo l'occasione per ringraziare gli organizzatori, la segreteria scientifica e tutto il board per questo invito. Io appunto vi parlerò della dermatite herpetiforme che è considerata la manifestazione cutanea, scusate, ecco, arrivo. La manifestazione cutanea specifica della celiachia. La dermatite herpetiforme è stata descritta nel 1884 da Düring e può essere definita come una malattia infiammatoria cronica benigna che ha la caratteristica proprio di specificamente associarsi alla celiachia. E qui vedete riportate un po' quelle che sono le tappe cronologiche che ne hanno permesso la definizione. Dal punto di vista epidemiologico siamo nell'ambito di una malattia rara, quindi in realtà a differenza della celiachia la dermatite herpetiforme mantiene dal punto di vista epidemiologico questa connotazione. E dal punto di vista dei dati sappiamo che l'incidenza stimata a livello europeo e in America è di 0,4-2,6 per 100.000 persone l'anno, la prevalenza è di 11,2-75,3 per 100.000 e questa prevalenza è ridotta nelle popolazioni asiatiche dove abbiamo probabilmente una minore rappresentazione di quelle che sono le predisposizioni genetiche classiche, quindi gli specifici aplotipi HLA. Esiste una lieve prevalenza a livello del sesso maschile con un rapporto 3-2 e un picco di incidenza che è stimato intorno ai 30-40 anni, anche se probabilmente a livello pediatrico la malattia risulta sottostimata. E sappiamo che questa rarità sta aumentando nelle ultime decadi proprio perché incidenza e prevalenza sono in diminuzione costante. Dal punto di vista della patogenesi sappiamo che la dermatite herpetiforme, come la celiachia, condivide le stesse predisposizioni genetiche, quindi specifici aplotipi del sistema HLA di Q2 e di Q8 in proporzione diversa, aplotipi che dicevamo non sono e non sembrano essere rappresentati in egual modo a livello delle popolazioni di tipo asiatico. Sappiamo che esistono diversi trigger, non soltanto il glutine quindi rappresenta nella dermatite herpetiforme un potenziale modulatore e quindi effetto diciamo scatenante della malattia. Infatti possiamo considerare sicuramente lo ioduro di potassio che può essere introdotto sia per os che per contatto, ma anche fattori ormonali, le terapie progestiniche, l'ormone di rilascio delle gonadotropine che sono state dimostrate essere in grado di scatenare la malattia, alcuni farmaci di nuova introduzione come l'infliximab o alcuni farmaci come i check inhibitors che utilizziamo per esempio per la terapia del melanoma e non solo, ma anche la chirurgia gastrointestinale o le infezioni gastrointestinali. Sappiamo che l'antigene, l'autoantigene, è rappresentato dalla transglutaminasi epidermica o transglutaminasi terza e che questo antigene si localizza elettivamente a livello dello strato granuloso e dello strato spinoso dell'epidermide. Quindi noi sappiamo che gli anticorpi antitransglutaminasi IgA che sono diretti contro l'autoantigene della dermatite herpetiforme si localizza in questa specifica sede a livello cutaneo e la produzione di questi autoanticorpi avviene a livello intestinale, quindi la stessa sede dove vengono prodotti gli anticorpi antitransglutaminasi tessutale. Tutto questo probabilmente per un fenomeno di spreading antigenico, quindi questi anticorpi IgA antitrasglutaminasi vengono prodotti a livello intestinale, probabilmente per una fortissima omologia che esiste tra la transglutaminasi epidermica e la transglutaminasi tissutale. Dal punto di vista patogenetico poi è molto importante l'attivazione dell'immunità innata che avviene a livello intestinale e che produce, è in grado di produrre e quindi di aumentare significativamente la produzione di interleuchina 8 che probabilmente rappresenta un priming per i granulociti neutrofili a livello cutaneo che sono considerati un po' quella che è la cellula effettrice del danno lesionale.
Abbiamo diciamo teorie diverse. Sappiamo per esempio che potrebbe avere un ruolo il trauma dei cheratinociti. Questo trauma potrebbe determinare questo shedding dell'antigene a livello cutaneo, che potrebbe quindi localizzarsi a livello della giunzione dermoepidermica e qui incontrare e quindi legarsi a quelli che sono gli anticorpi IgA antitransglutaminasi. Ma un'altra teoria prevede in realtà che in realtà il legame antigene-anticorpo possa avvenire direttamente, questi immunocomplessi quindi arrivano per effetto sponda a livello cutaneo e possono depositarsi a livello anche vascolare, dove sono responsabili di manifestazioni cutanee che sempre più vengono messe in evidenza nei nostri pazienti. L'immunità cellulare ha avuto già un'importanza, un riconoscimento a partire dagli anni 90 con questo lavoro di Gerioc che ha messo in evidenza la presenza quindi di linfociti T attivati a livello della cute lesionale, ma anche noi abbiamo poi documentato nella cute lesionale di questi pazienti la presenza di citochine proinfiammatorie che contribuiscono quindi alla formazione della lesione, così come una variazione di quella che è l'attività immunomodulante rappresentata dalla popolazione T regolatoria FOXP3 positiva, che è stata risultata ridotta nella cute lesionale di questi pazienti. E infine questo importante lavoro che è stato supportato dalla Fondazione AEC con un progetto che ha portato a definire, in collaborazione con gli immunologi di Firenze, che ha portato a definire questa risposta T-cellulare crociata, che è stata dimostrata sia nei pazienti con dermatite herpetiforme che nei pazienti con celiachia a livello intestinale, che è diretta verso le due isoforme, sia la transglutaminasi tissutale che la transglutaminasi epidermica. Non solo, abbiamo potuto dimostrare che nella cute lesionale di questi pazienti con dermatite herpetiforme risulta significativamente aumentata la presenza di TNF-alfa e che invece i linfociti circolanti che sono presenti nei pazienti con dermatite herpetiforme presentano un aumento di TNF-alfa e antiinterleuchina 17 che correla col PDAI, che è un indice di attività di malattia, e anche diminuisce in seguito alla dieta priva di glutine. Dal punto di vista clinico siamo in presenza di una manifestazione polimorfa. Non è facile diagnosticare la dermatite herpetiforme. Abbiamo detto che si tratta di una malattia rara che sta diminuendo di incidenza e prevalenza. Quindi anche dal punto di vista dermatologico moltissime manifestazioni entrano in diagnosi differenziale nella pratica clinica e manifestazioni molto frequenti, quindi diversamente presenti negli ambulatori dermatologici. Sappiamo che si tratta di manifestazioni simmetriche che colpiscono in genere le superfici estensorie degli arti, con un polimorfismo lesionale particolarmente importante, con un Koebner positivo, quindi vuol dire che un'attività di qualsiasi tipo a livello cutaneo, come il grattamento, può scatenare, può far manifestare le manifestazioni cutanee. Queste manifestazioni si associano a un prurito incoercibile, cioè un prurito molto intenso, per quanto riguarda le manifestazioni mucosali sono discusse, perché non sappiamo in realtà se siano attribuibili alla dermatite herpetiforme o al coinvolgimento intestinale che nel momento in cui viene fatta la diagnosi può essere presente in forma sintomatica, pauci sintomatica o talora asintomatica, e poi insieme al corredo di malattie autoimmuni che siamo abituati a mettere in associazione alle altre malattie autoimmuni, quindi noi sappiamo che le malattie autoimmuni si associano. Queste sono le manifestazioni cliniche, questo è un paziente, quindi vedete sesso maschile, le sedi elettive sono rappresentate dalla regione sacrale, ma anche a livello dei gomiti, non si vede tanto qui, comunque non si vede bene la manifestazione. Queste sono lesioni che tendono, come si diceva, herpetiforme perché? Perché tendono a confluire in queste lesioni papulo-vescicolose come lo fanno appunto le lesioni di tipo herpetico che siamo abituati a vedere sulle labbra, cioè assomigliano quindi a una distribuzione di quel tipo, per questo che è stata data questo tipo di definizione. Però vedete, sono lesioni che si associano a squame, a croste, quindi che hanno un polimorfismo evolutivo e dal punto di vista della morfologia evolutivo,
che non, ecco, e questi sono quadri che, di localizzazione, per esempio a livello delle ginocchia, vedete, queste sono forme un pochino più flogistiche, più eritematose. Ci può essere un coinvolgimento del volto e vedete in che forme croniche si arriva a, come dire, ad avere le manifestazioni, l'importanza di queste lesioni, che sono davvero talora estese e molto, come posso dire, nella vita quotidiana possono dare davvero un impatto molto negativo. Ma come si diceva, possono esserci delle presentazioni più rare che però a un'osservazione attenta in realtà possono essere messe in evidenza, queste lesioni purpuriche, petecchiali, soprattutto a livello delle mani, quindi le superfici palmari, e che stanno proprio a segnalare la possibilità della deposizione di immunocomplessi. Anche forme come forme di tipo orticariano o di tipo cheratosico. Queste sono forme più eritematose ed ematose, più con un carattere di tipo pomfoide. Il prurito. Abbiamo detto che si tratta di un prurito molto importante, molto intenso. Diciamo che è uno dei sintomi più significativi. Si tratta di un prurito che si associa quindi a lesioni da grattamento, come vedete qui riportate, e che può esordire anche 12-24 ore prima dell'esordio delle manifestazioni cutanee, che si associa quindi a un bruciore, a questa sensazione di puntura, di dolore. Come del resto è il dolore, cioè è una via del dolore, il prurito. E dal punto di vista patogenetico sappiamo che ci sono diversi pathway che possono essere considerati come dal punto di vista, diciamo, del meccanismo. In particolar modo sappiamo che esiste un'infiammazione di tipo neurogenico, ma anche di tipo immunologico, che ha trovato in questa citochina un po' quello che è il link, cioè l'unione, cioè l'antiinterleuchina 31, che è una citochina che appartiene al gruppo delle interleuchine 6, scusate, e che si localizza come a livello recettoriale su molte popolazioni cellulari, quindi linfociti, ma anche le cellule dendritiche e gli eosinofili, e che ha la possibilità di essere particolarmente implicata in tutte le patologie di tipo TH2 dal punto di vista dermatologico, come per esempio anche la dermatite atopica. E sappiamo che abbiamo cercato come gruppo di capire l'importanza di questa citochina a livello della dermatite herpetiforme, e vedete che in questo lavoro che abbiamo pubblicato già un pochino ormai da tempo, abbiamo ritrovato a livello sierologico un aumento dell'interleuchina 31 a livello del sangue di questi pazienti con dermatite herpetiforme, e vedete come a livello della cute lesionale sia rappresentata questo tipo di citochina che poi siamo andate a vedere la colocalizzazione. E in questo lavoro in cui abbiamo messo in evidenza attraverso la microscopia confocale, vedete, questa è l'interleuchina 31 a livello della cute lesionale della dermatite herpetiforme, questi sono CD4 e vedete che sono in sovrammissione, quindi abbiamo visto che colocalizzano, e questo è un dato importante, perché sicuramente adesso sono in uscita dei biologici che sono diretti contro l'interleuchina 31, e sicuramente questo potrà avere, diciamo, un aspetto anche dal punto di vista terapeutico di ricaduta. Per quanto riguarda la diagnosi, queste sono le linee guida che abbiamo prodotto a livello europeo attraverso la task force dell'European Academy of Dermatology and Venereology. Io aderisco alla task da tanti anni, e in questo lavoro in realtà sono stati distinti i criteri maggiori e i criteri maggiori e minori, e con una semplificazione, nel senso che a livello dei criteri maggiori sono stati introdotte soltanto le manifestazioni cutanee compatibili e l'immunofluorescenza diretta positiva. Questi sono i criteri con cui si può fare diagnosi di dermatite herpetiforme, vedete, quindi abbiamo da una parte le manifestazioni che vi ho fatto vedere e dall'altra la presenza di questo deposito di IgA granulare a livello della giunzione dermoepidermica. Gli altri criteri sono considerati minori, come l'istopatologia, vedete quindi la papillite neutrofilica, che è un po' la caratteristica compatibile di istopatologia con la lesione della dermatite herpetiforme,
La sierologia, perché è importante la sierologia? È importante nel momento in cui l'immunofluorescenza non è conclusiva ed è importante per le altre diagnosi differenziali, per le malattie bollose che ora vi farò vedere, che sono tante le malattie bollose della giunzione, non è solo la dermatite herpetiforme, ma anche per monitorare l'aderenza alla dieta. E vedete in ordine di importanza gli IgA anti-trasglutaminasi tissutale, ma anche epidermica e gli anti-endomisio. La biopsia duodenale si consiglia per valutare il grado di coinvolgimento a livello di gastrointestinale, sicuramente per conoscere il punto di partenza, e come voi sapete le molecole, cioè il test HLA, più che altro un valore predittivo negativo. Quali sono le diagnosi differenziali? Come vi dicevo, tantissime malattie infiammatorie e dermatologiche entrano in diagnosi differenziale. Non è facile fare questa diagnosi. Una delle più importanti diagnosi differenziali, anche se questa è una malattia altrettanto rara, è la dermatite IgA lineare, in cui vedete sono comunque bolle, come la dermatite herpetiforme, ma queste sono bolle che sono anche queste polimorfe, ma che nel momento in cui noi facciamo la biopsia e andiamo a fare il test, che abbiamo detto essere il gold standard per la diagnosi, noi ritroviamo un deposito lineare alla giunzione dermoepidermica, e questo ci permette di fare la diagnosi differenziale. Un'altra diagnosi differenziale importante è un'altra malattia bollosa, che è il pemphigoide bolloso, anche questo in realtà in aumento, 300% di incidenza, un aumento significativo nelle ultime decadi, il contrario della dermatite herpetiforme, e in questo caso malattia polimorfa che però mette in evidenza sempre un deposito lineare alla giunzione dermoepidermica di tipo IgG e DC3. Per quanto riguarda l'EBA, l'epidermolisi bollosa acquisita, sempre malattia bollosa, possiamo avere anche in questo caso le IgA oltre che le IgG, ma sempre con una morfologia di tipo lineare. E queste sono le malattie bollose importanti che entrano in diagnosi differenziale, anch'esse rare. Un altro elemento da considerare è il pemfigo herpetiforme. Perché? Perché il pemfigo herpetiforme può avere delle manifestazioni cliniche che ricordano la dermatite herpetiforme. Il pemfigo herpetiforme è anch'esso una malattia rara, in cui però, vedete, il deposito non è alla giunzione ma è intercellulare e può essere di tipo IgG e C3. Invece, nella pratica clinica, le manifestazioni che entrano in diagnosi differenziale in maniera molto, l'ultima malattia bollosa è il lupus bolloso, in cui abbiamo anche qui la presenza di IgG e IgA alla giunzione ed è un deposito anche questo di tipo lineare, il lupus eritematoso bolloso. Invece nella pratica clinica, come vi dicevo, la dermatite atopica è sicuramente la manifestazione cutanea insieme alla scabbia che entrano in diagnosi differenziale dal punto di vista clinico. La dermatite atopica ha un'incidenza molto, molto frequente, un bambino su 4 è affetto da dermatite atopica, e quindi sono manifestazioni eritematodesquamative, non sono bollose, certamente l'immunofluorescenza diretta è negativa, abbiamo quindi una diagnosi di tipo clinico, però spesso queste forme nascondono in realtà le dermatite herpetiforme. Così come la scabbia. La scabbia spesso, quindi le infezioni di tipo parassitario, possono entrare in diagnosi differenziale proprio perché presentano queste lesioni papulose, talora bollose, che si distribuiscono anche nelle stesse sedi. L'altra diagnosi differenziale è rappresentata dalla gluten sensitivity, che ha delle manifestazioni cutanee che abbiamo tentato di descrivere. Sapete che la gluten sensitivity è una diagnosi di esclusione, e quindi si tratta di pazienti che rispondono rapidamente alla dieta priva di glutine, e sono dei pazienti che hanno delle manifestazioni abbastanza specifiche che tuttavia simulano la dermatite herpetiforme, e in alcuni casi in realtà hanno più un aspetto più enzimatoso o psoriasiforme, e noi abbiamo dimostrato che in questi pazienti in realtà abbiamo una distribuzione del C3 granulare in oltre l'80%, che ha una distribuzione perfettamente sovrapponibile alle IgA dei pazienti con dermatite herpetiforme, però le IgA non ci sono.
E questa è una, diciamo, una diagnosi differenziale con cui noi nella pratica clinica facciamo conti tutti i giorni, perché nel momento in cui arriva un paziente con sospetto di dermatite herpetiforme non ritroviamo le GA ma ritroviamo C3, e questo è, diciamo, il segno che qualcosa questi pazienti hanno. Vedete, sono lesioni comunque papulose, eritematose, lesioni da grattamento, le serie possono essere simili. E questo è il lavoro che abbiamo pubblicato un po' di tempo fa, che è stato ripreso anche dal Journal American Academy con casistiche nuove. Scusate, ma... ecco, la terapia è la stessa, dieta priva di glutine, in seconda linea si può utilizzare il dapsone, il diaminodifenilsulfone, che è un farmaco che va gestito con attenzione, si parte con un dosaggio iniziale di 25-50 mg il giorno per arrivare poi a un mantenimento di 100 mg il giorno, io non vado mai oltre i 100 mg, queste lesioni possono essere aiutate anche con gli steroidi topici che possono essere di aiuto. E purtroppo, come vedete in questo lavoro pubblicato nel 2023, si ha una persistenza di sintomi intestinali nel 14% dei pazienti con dermatite herpetiforme, quindi sono dei pazienti che spesso faticano a ripristinare la loro buona qualità della vita, proprio perché la risposta nella dermatite herpetiforme è molto più lunga dal punto di vista temporale rispetto alle manifestazioni gastrointestinali. Altri farmaci che possono essere impiegati sono la sulfasalazina, la colchicina e poi gli immunosoppressori. Io ho concluso e vi ringrazio dell'attenzione insieme al gruppo con cui ho il piacere di lavorare. Grazie.